Benvenuti ad Eccellenze Italiane. Per questa puntata dedicata alla medicina parleremo di ortodonzia moderna. Con poco otteniamo molto. Per farlo ho il piacere di essere in collegamento da Roma con il dottor Gianmarco De Stefani. Buonasera, dottore, ben trovato. Buonasera. Dottore, per iniziare quindi, che significa ortodonzia moderna e che cosa significa? Cosa vogliamo dire quando diciamo che con poco otteniamo molto? L'ortodonzia moderna è un'ortodonzia che si basa sui principi biomeccanici, fisiologici e occlusali ottenuti negli oltre 100 anni di storia, di pratica clinica e di ricerca dell'ortodonzia classica. Ma è un'ortodonzia che guarda al futuro, seguendo le innovazioni tecnologiche degli ultimi decenni della nostra professione. Mi riferisco in particolare alla digitalizzazione del nostro lavoro, del nostro studio e dei nostri laboratori, che ci danno dei vantaggi, dei punti in più per quanto riguarda la programmazione e la visualizzazione del trattamento. Con poco otteniamo molto perché tramite l'utilizzo di questi semplici allineatori trasparenti che non inficiano minimamente sull'esteticità e sulla funzionalità durante il loro indossamento nell'arco della giornata, riusciamo ad ottenere una riduzione dei tempi della terapia, una riduzione anche delle sedute alla poltrona nello studio odontoiatrico e una stessa riduzione del tempo della stessa seduta, andando a diminuire quindi tutto il discomfort derivato da queste sedute classiche di ortodonzia fissa. Beh, dottore, lei ci ha mostrato l'allineatore trasparente che è talmente trasparente che quasi non si è visto, quindi promette, devo dire, veramente bene. Quindi, dottore, che cosa possiamo ottenere nello specifico con questa nuova tecnologia? Con l'ortodonzia tramite mascherine possiamo correggere i piccoli inesedismi della parte anteriore della nostra bocca, che è quella che poi inficia maggiormente sull'estetica del nostro sorriso. Mi riferisco quindi a spazietti neri tra i denti, eccessive propinazioni o inclinazioni dei denti o degli disallineamenti. Attraverso l'utilizzo di queste efficientissime dal punto di vista estetico mascherine, il paziente può correggere la propria estetica del sorriso senza minimamente andare a inficiare la sua vita quotidiana, sia esteticamente ma anche funzionalmente. La resa estetica di queste mascherine, anzi, migliora di volta in volta e di mese in mese che la terapia progredisce, con il progredire dell'allineamento dei denti. Non compromette quindi né l'estetica, né la funzionalità, nel parlare. E questo secondo me è il grande punto di forza di questo tipo di ortodonzia, perché influisce soprattutto nel paziente adulto che è demotivato dall'iniziare una terapia ortodontica per migliorare il proprio sorriso. È demotivato dalla lunga durata del trattamento e dall'inesteticità del trattamento ortodontico fisso metallico che tutti noi ben conosciamo, quindi avvicina questa tipologia di paziente che altrimenti precedentemente non poteva migliorare il proprio sorriso. Quindi praticamente con questi allineatori, dottore, non, come dire, non cambia la vita perché non si vedono praticamente, si può far tutto e quindi si può anche parlare, insomma, qualsiasi cosa si può fare mentre li si indossano. Ma dal punto di vista pratico, dottor De Stefani, come iniziare la terapia ortodontica con allineatori trasparenti? La cosa più importante in qualsiasi tipo di trattamento ortodontico, che sia classico oppure con gli allineatori, è la diagnosi. Con una corretta diagnosi è possibile attuare la terapia più efficace per quel tipo di caso. Quindi la raccolta di report diagnostici prevede la presa di impronte in digitale o nella maniera convenzionale con i portaimpronte. Lo scattare delle foto da tutte le angolazioni della dentatura e l'eseguire delle radiografie extraorali, quindi di profilo e frontali, in modo da poter operare in sicurezza la terapia all'interno della bocca e delle basi ossee del paziente. Una volta ottenuti questi report, assieme al tecnico e tramite l'utilizzo di un software avanzato,
riusciamo a progettare ogni singolo movimento del dente all'interno della bocca e di conseguenza a capire il numero di mascherine che necessita quella terapia. E qui è anche è il punto di forza di questa terapia moderna, in quanto nel secondo appuntamento con il paziente potrà visualizzare come fisicamente ogni dente andrà a spostarsi durante la propria terapia e potrà vedere soprattutto il risultato finale ed apprezzare quindi tutto il lavoro che c'è stato dietro questa tecnica. Ci tengo a precisare inoltre che con questa personalizzazione del dente, noi possiamo andare a personalizzare anche il costo della terapia. Una terapia con 10 allineatori avrà un costo diverso da una terapia con 20 allineatori. Anche qui il paziente potrà apprezzare insomma il lavoro che è stato fatto e si rivedrà appunto nel costo. Per concludere, altissima efficienza, diminuzione della durata del trattamento, diminuzione del numero e del tempo delle sedute in studio odontoiatrico, insomma veramente con poco possiamo ottenere molto. Quindi, dottore, praticamente il paziente, diciamo, l'impegno da parte del paziente è solamente quello di rispettare gli appuntamenti con il medico, quindi per farsi guardare e aggiustare gli allineatori, è quello di portarlo per un determinato di ora al giorno? L'indossamento deve essere durante tutto l'arco della giornata, eccetto ovviamente durante i pasti e nel lavare i denti. Ma l'indossamento deve essere qui, costante per tutto l'arco della giornata, e il vantaggio è proprio quello dell'esteticità e della non compromissione della pronuncia delle parole e nel dialogare del paziente durante il normale arco della giornata, dell'attività quotidiana che può avere. Quindi da parte del paziente, ecco, si chiede solo l'indossamento. È l'unico sforzo che si chiede per migliorare il proprio sorriso. Beh, è il minimo, dottore, quindi per questo otteniamo molto con un piccolissimo sacrificio. Io la ringrazio, dottor De Stefani, è stato un piacere riaverla qui, grazie. Grazie a lei, buonasera. E grazie a tutti i nostri telespettatori per averci seguito fino a questo momento. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.